tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi vediamo quali sono stati i regali che ho ricevuto per Natale. Due sono i momenti dell'anno in cui ogni persona che fa i video su YouTube non può esimersi dal mostrarsi, e cioè il momento del compleanno e il momento di Natale, quindi il momento di far vedere i regali che si sono ricevuti. Video che piacciono tantissimo a tutti, me compresa, e chi sono io per non fare quest'anno il video dei regali di Natale? Devo dire che quest'anno ho ricevuto cose abbastanza pensate, ma in realtà forse un po' sempre le ricevo, anche perché sono brava a lanciare i segnali quando arrivano i periodi, ma direi di partire subito. Ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Fatelo, attivate questa campanella che YouTube è diventato cattivissimo e i video non li manda a nessuno, a nessuno, a nessuno. Partiamo subito da una chicchetta, una cosa che in realtà avrei comprato a breve. In realtà vi dico la verità, ho aspettato che fosse Natale per capire se qualcuno avesse captato e carpito e ci avesse pensato. A dicembre non bisogna mai comprarsi niente, perché le persone, se sai di avere accanto persone che ti vogliono bene, magari quella cosa che ti serve la ricevi, ed è il caso di questo. E ho ricevuto la Multi Correction Hydrate and Plump di Rock. Questa è la crema viso. Adesso mi devo premurare solo di procurarmi la crema contorno occhi, che sapete sono diventate le mie preferite in assoluto. In realtà io, avendo finito il contorno occhi, me ne sono comprato già un altro, poi ve lo faccio vedere durante i vlog, ma è proprio uno di passaggio perché devo al più presto comprare questo. La crema è favolosa, è FPS 30, FPS, SPF, abbiamo un po' mescolato le lettere, SPF 30, a me piace tantissimo, cioè sono diventate davvero le mie preferite e aspettate che il prossimo regalo completa in un certo senso la mia skincare preferita che avevo fatto l'anno scorso, perché anche questo mi sarebbe servito da qui a breve. Ho ricevuto la confezione di Clinique con i due prodotti per la skincare, il detergente viso e il tonico esfoliante. Il detergente l'ho finito in questi giorni proprio, il tonico ne ho ancora, quindi regalo più che gradito e apprezzato. Restiamo ancora nell'ambito della bellezza, del beauty. Ho ricevuto questa confezione carinissima di Puro Bio con crema corpo e, magari se mi metto gli occhiali ve lo dico anche in maniera più dettagliata, crema corpo e bagno doccia alla peonia e peperosa. Ma guardate quanto è bello il packaging, cioè queste confezioni di Puro Bio erano davvero carinissime per fare pensierini natalizi. Guardate i disegni, cioè proprio molto molto bella. E questa adesso posso metterla, avevo fretta di fare il video per mettere in uso tutte queste cose. Ancora bellezza, perché non abbiamo finito, in questa busta di Naturaus. Voi sapete che ho, no, non lo so, lo sapete solo se mi seguite su Instagram, ho in atto una collaborazione con la titolare del negozio Naturaus qui a Rossano, che è una carissima amica, in realtà è una persona di famiglia, abbiamo attuato questa collaborazione per fare delle cose insieme, ma il regalo è un regalo natalizio proprio perché si di famiglia, e mi ha regalato questo gommage per il viso, perché sì, Naturaus ha anche la linea beauty. Tempo fa mi aveva regalato la crema viso al cocco che mi era piaciuta tanto, adesso non vedo l'ora di provare questo gommage. Questo è bianco, io spero che si veda bene, altrimenti poi dopo vi faccio una ripresa in un ambiente diverso. In questa bustina bellissima di Carpisa, devo dire che Carpisa ha fatto queste buste quest'anno per Natale che sono davvero molto deliziose, cioè una cosa che in realtà mi serviva e che proprio fatta come piace a me, cioè l'avrete già capito, un portafogli, ed è della grandezza giusta, io non amo i portafogli grandi. Avevo un portafogli di Carpisa che mi era stato regalato a Natale di 2 anni fa, se non sbaglio, e che si era un po' rovinato, quindi volevo cambiarlo. In realtà non è una spesa che avrei fatto io a breve, quindi capita a fagiolo per non farmi fare questa spesa, questo regalo.
Portafogli davvero molto molto carino, a me così piace, che non occupa troppo spazio in borsa perché io non uso le borse grandi, ma che ha lui stesso tutto il necessario per contenere quello di cui, cioè quello che mi devo portare dietro. Qua c'è lo spazio per gli spiccetti, il colore è davvero molto molto carino, quindi altro regalo super gradito che ho perso un pezzo in questo momento. Se siete stati attenti ai miei video e riuscite, siete come me che memorizzate le cose delle persone che seguite di più, quando l'anno scorso, ormai è quasi un anno, ho cambiato il computer, avevo puntato questo prossimo regalo e avevo detto che in seguito poi lo avrei preso, avevo fatto la spesa grossa in quel momento, non mi serviva necessariamente, era una cosa che era più di pura estetica, mi è arrivata adesso per Natale e sto parlando di queste casse per il computer, sono quelle a forma sferica. Adesso io vi faccio vedere una ripresa, vi faccio vedere come sono carine sul mio sul tavolo computer, come ci stanno bene, proprio quello che avevo immaginato. È una chicca in più nella craft room. L'audio di queste casse è un audio da casse di computer, non di altissimo livello, però a me va bene per quello che devo fare. Anche quando ho già editato, se non sbaglio, un video con queste casse, sì, si sente bene. Io spesso uso le cuffie per editare i video, ma non sempre. Quando non le uso, questo audio, queste casse mi danno modo di capire bene come si fondono gli audio dei video, cioè il parlato con magari la musichetta che metto sotto. È molto importante bilanciare e fare l'editing anche audio quando si fanno appunto gli editing. Queste, per quello che serve a me, vanno benissimo e comunque sono bellissime, ci stanno troppo bene lì dove devono stare. Un altro regalo che devo dire è stato molto gradito, io ne avrei preso uno da qui a breve, magari di altra tipologia, ma diciamo che è una spesa che mi si è risparmiata, è questo tripod per il cellulare, è fatto così, adesso vediamo se riesco ad aprirlo. Facciamo velocemente, così poi lo metto anche in uso. Qua ci sono vari pezzi, tra l'altro è anche con la sua borsettina per portarlo in giro. Eccolo qua, viene che salza abbastanza, quindi quando devo fare le riprese, io questo lo uso col cellulare, i video su Instagram si fanno tutti col cellulare, non li vado a fare con la fotocamera, anche se verrebbero meglio con la fotocamera, ma poi è un po' una rottura mettere la fotocamera in verticale, girare il video in fase di editing si fa col cellulare, ho preso l'S23 proprio per questo. Questo è abbastanza... non è di quelli proprio scrausi, capito? Lo sento abbastanza fortino. C'è anche il telecomando, infatti poi c'è la ricarica per poter azionare le cose del telefono con il telecomando se sei a distanza. L'unica cosa che non mi piace tanto è questo, che è il supporto per il cellulare, metto così magari lo vedete meglio, ma ne ho già ordinato uno diverso su Amazon, in realtà quello che ho ordinato ce l'avevo già, ma si erano rotti gli adesivi, quindi ho preferito ordinarne un altro, così lo userò qui. Per chi fa video, questi regali sono sempre molto graditi. Intanto la gentilissima signora del piano di sotto ha acceso la musica a tutto volume, io spero che voi non la sentiate, ma devo necessariamente andare avanti con il video. Dunque, andiamo ai regali un pochino più succulenti. Vi faccio vedere questa, che è una tuta di Givova, che in realtà è frutto di una collaborazione, non qui, non su Instagram, non mia. Abbiamo collaborato con questo negozio, cioè Giorgio ha collaborato con questo negozio per fare dei video su TikTok e ho ricevuto questa bellissima tuta, a me piace tanto, in realtà credo che sia una tuta maschile, ma a me non me ne frega niente perché mi piace. Ho deciso di prenderla rossa perché così l'abbino con le Skechers rosse, e questo è il pezzo di sopra, è tutta felpata, quindi perfetta per l'inverno, ma in acetato. Questo è il pezzo di sopra e questo è il pezzo
di sotto, che non so, il pezzo di sopra già so che mi va, il pezzo di sotto non lo so, ma non mi interessa, io mi sono fatta dare una taglia L perché anche se non mi va ora, entro fine mese io ci devo entrare, comunque poi è più elastica, è più elasticizzata come pezzo, mi piace che sia maschile così mi viene a vita alta, sotto è fatta così. Non vedo davvero l'ora di poterla provare e di vedere come ci sto. Poi nella scuola che è tutta rossa con le Skechers rosse, questa è proprio bellissima. Vi avevo detto che stavo cercando il piumino, come dicevo io, che è stata una ricerca quasi impossibile perché io volevo un piumino abbastanza caldo e leggero da usare tutti i giorni col cappuccio, perché anche se non piove, io la sera quando torno da scuola di danza, che sono un po' sudata, che fa freddo, io il cappuccio lo metto sempre per ripararmi e per evitare vari raffreddori, mal di testa, cervicali varie, però tutti i piumini che vedevo avevano il cappuccio, ovviamente che vedevo nella fascia di prezzo che stavo cercando, avevano il cappuccio col pelo, che io odio profondamente. Profondamente, l'unico che sono riuscita a trovare, ve l'avevo già detto nei vlog, è stato da Calliope, me lo sono fatto regalare da Francesco per Natale, questo ve lo dico che è stato Francesco a regalarmelo, ed è questo che trovo molto bello, vedete, ha questa particolarità che la parte di sotto e la parte finale della manica sono diversi, vedete, è molto molto carino, anche questo. È proprio che va giusto, anche perché è un modello strettino, abitato, va giusto, 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 ma fra poco mi starà più largo, però lo sto già utilizzando, va bene, cioè riesco a muovermi, mi piace, quindi questo regalo perfetto. Gliel'ho fatto prendere poi a Francesco, non in negozio, ma su internet, perché su internet c'era il 20% di sconto. In realtà noi eravamo andati a cercare su internet perché volevo prendere la taglia più grande, non c'era, era esaurita, però... e c'era questa che avevo provato in negozio, però col 20% di sconto e le spese di spedizione gratis ho detto a Francesco: mi stai facendo lo stesso regalo con 20% in meno, compralo qui. E questo è il mio nuovo giubbino, che devo dire mi piace tanto ed è anche caldissimo. Oddio, non è che ve lo so dire poi proprio in realtà, perché non è che qua faccia freddo. Però per ora io ci sto bene, mi sta... La sera quando torno sì, fa freddo, sono anche sudata, quindi sì, giubbino, mi piace tanto. Vabbè, io il giubbino l'ho posato qui, voi fate finta che non c'è. L'avete già vista quando è arrivata, me l'ha spacchettata Francesco e l'ha messa lui lì al posto suo, poi dopo ve la faccio vedere lì al posto suo. È arrivata la nuova friggitrice ad aria, questa è proprio l'air fryer di Philips. Credo che Philips sia proprio quello che ha inventato la friggitrice ad aria, o no? Forse sì. Credo di sì. Comunque, hanno fatto questa nuova friggitrice. Io, mia sorella già ne aveva una, me l'ha regalata mia sorella, ne aveva già una lei, però questa è diversa perché ha la particolarità, adesso da qui non si vede, però vabbè, comunque starete vedendo le immagini, ha la particolarità di questa finestra, mentre le cose cuociono tu puoi accendere la luce e vedere a che punto è la cottura, e devo dire che è molto 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 comoda questa funzione che ha. Io per ora ci ho fatto solo cose surgelate, adesso dovrò provare a fare qualcosina di più particolare. La friggitrice ad aria è la scoperta della vita per me, realmente, cioè io da quando ho preso la prima da Lidl, che poi mi si è rotta, poi ho usato quella più un pochino più scrausa che avevo prima, e adesso con questa, io davvero la uso tutti i giorni, la uso sempre, ci faccio qualsiasi cosa, è una cucina più salutare, più leggera, perché lascia via anche la semplice bistecca, io la faccio là, la carne mi viene croccante, io la bistecca se la mangio la devo mangiare cottissima, però lascia via tutti i grassi, proprio io li vedo giù dopo la cottura, quindi è una cottura più leggera, più salutare, è una grande invenzione la friggitrice ad aria, che se ne dica, sì è un fornetto, ok, però è una grandissima invenzione, io l'adoro friggitrice ad aria. Se mi dovessero dire puoi scegliere solo un elettrodomestico da tenere, oddio, sarei un pochino in bilico fra la friggitrice ad aria e la folletto. Dai, se mi dicono solo due elettrodomestici in
casa, friggitrice d'aria e folletto, però davvero io la adoro e questa è fantastica perché si vede che è di qualità superiore rispetto alle altre che ho avuto prima, si cuoce più velocemente, il cibo viene più croccante e proprio è tangibile che è di qualità superiore. Il costo nettamente diverso rispetto alle altre due è totalmente giustificato, anche se ce l'ho ancora da poco tempo, però già dalle prime cose che ho fatto si vede che è proprio una differenza abissale. Ho finito e non me ne ero neppure resa conto. Questi sono i regali che ho ricevuto per questo Natale 2023. Spero che questo video vi sia stato di intrattenimento, un passatempo leggero per questi ultimi giorni di festività. Voi cosa avete ricevuto per Natale? Cosa vi è piaciuto dei regali che ho ricevuto io? Fatemelo sapere giù nei commenti. Io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!